e oggi video in collaborazione mensile con Sara Channel. Un super super bacione come sempre. Finiti alimentari, sono riuscita a metterle da parte un pochettino di più questo mese, per fortuna. Ovviamente non c'è sempre tutto quello che io e Giovanni mangiamo nell'arco del mese, ma come sempre vi dirò alcune cose che magari non finite di più, eccetera. Iniziamo subito, se no avviene un video lunghissimo. Allora, vado a random. Primo prodottino che vi faccio vedere è questo nettare di mirtillo biologico. E sono 0,5 litri nettare di mirtillo nero biologico a base di succo concentrato, frutta 40% minimo. Buonissimo, noi l'abbiamo adorato, infatti è durato circa mezza giornata neanche, perché come finivamo il bicchiere subito ne volevamo bere altro, quindi è finito nell'arco di 5 minuti, diciamo, in realtà. È ottimo, buonissimo, io questo l'ho trovato all'Inns per 50 centesimi, circa 60, giù di lì, quindi veramente, veramente poco, ed è veramente buonissimo. Se vi capita ve lo consiglio, soprattutto se vi piace il mirtillo. Poi ho finito questa confezione da 500 ml di panna da montare pascià cremosa, e l'ho utilizzata per fare, non mi ricordo cosa realmente, ma comunque dei dolci che ho fatto per Giovanni, perché ogni tanto mi piace quando arrivo a casa farvi trovare i dolcetti. Però adesso dirla tutta. Ah sì, la panna cotta, ecco cosa ho fatto. Ho fatto la panna cotta, appunto, e quindi dicevo, ogni tanto mi piace fargli trovare dei dolcetti quando arriva a casa. Poi ho finito questa confezione di caffè Lavazza. Questa qui era stata presa al Carrefour diverso tempo fa. Noi non beviamo chissà quanto caffè, quindi diciamo che una confezione così ci dura un mese, anche due a volte. E comunque però di solito noi prendiamo quella dell'Inns o dell'MD, invece questa, non mi ricordo come mai avevamo preso questa qua della Lavazza al Carrefour, forse eravamo andati giusto a prendere due cose, avevo visto il caffè, l'ho venuto. Comunque, caffè Lavazza, buonissimo, e questo qui è la suerte. Poi ho finito, non devo mettere le mani, ok, questa confezione grande di Würstel, mi prendono sempre in giro per come lo dico. Comunque, confezione da 1 kg, e questa qui l'ho preso all'MD, c'è pure scritto MD-LD, appunto l'MD è il vecchio LD. Comunque sono 1 kg di Würstel e io li adoro. L'unica cosa è che una volta aperti, se non li si mette da qualche parte chiusi, diventano secchi e duri. Però io ho trovato il modo per, anche senza metterli in un contenitore, quindi senza sporcare i contenitori, non si fanno neri. Praticamente faccio il taglio e poi li piego, così in modo che l'aria non entri, e quindi non stanno lì anche per un paio di settimane. Però comunque ovviamente quando magari ce ne sono più uno o due li metto appunto in un contenitore. E sono buonissimi e costano anche poco, appunto all'MD. Poi ho finito 3 o 4 di queste confezioni di sofficini. Queste qua sono quelle dell'Inns, che infatti le chiamano crepe, della Bustarelli. Ho solo una confezione, perché come dicevo non sto a tenere tutte le sante confezioni, perché sennò sarei invasa, e ve lo dico ogni volta. Comunque, questi qua si possono fare sia in forno sia in padella, fritti o non fritti. Io di solito li faccio in padella perché restano un pochettino più croccanti, e quasi mai fritti. Di solito io li faccio scongelare in microonde, poi li metto un pochettino in padella a far rosolare? Vabbè, sì, a far la crosticina un pochettino, e poi li mangiamo così, senza fare né troppo fritti o cose del genere, perché comunque non è che facciano così bene i fritti. Anche se comunque una volta a settimana il fritto si deve mangiare. Poi ho finito questa maionese qui, che io odio queste maionesi in tubetto, però ho mandato Giovanni a fare la spesa, aveva preso questa, perché comunque non si riesce mai a prelevare tutto il prodotto. Infatti di solito le taglio, però siccome è un pochettino che era aperta, non so neanche più a tagliarla. Se no di solito quando è così di solito le taglio per prelevare bene il prodotto, però comunque non mi piacciono queste qua in tubetto, preferisco quelle nel barattolo, che almeno scavi e si riesce a prendere tutto per filo
interamente. Poi comunque ce n'è di più e a parità di prezzo conviene il barattolo. Comunque buonissimo, questo qui era della Vitador, appunto maionese, senza conservanti aggiunti, maionese classica, nulla di più, nulla di meno. Poi ho finito due succhi, io li schiaccio per far tenere meno spazio, uno all'ace e uno al nettare di 12 frutti, che c'è ananas, banana, arancia, uva rossa, uva bianca, mela, kiwi, fico, albicocca, poi cos'altro c'è? Non me lo ricordo, dove c'è scritto? Non lo trovo. Comunque c'è scritto da qualche parte, non mi ricordo dove, non sto cercando, non so, ci mettiamo una vita. Quindi ace e 12 frutti, ace è sempre buonissimo, invece questo qui è 12 frutti, non mi ha fatto impazzire, era un pochettino troppo dolce. Buono, ma un pochettino troppo dolce. Poi ho finito pasta, tanta pasta. Qua ho le penne rigate. Poi ho i tortiglioni e penne rigate. Mi piacciono le penne rigate, sono la mia pasta preferita, infatti faccio molto spesso le penne rigate. Allora, queste qua le devo mettere da una parte. Sì, perché io le buste queste qua abbastanza grandi della pasta non le butto, ma le tengo per metterci dentro l'umido, l'immondizia umida, e poi le butto, perché così per non stare a comprare 200.000 sacchettini, queste qua vanno benissimo, c'è pure tutti quelli gli spazzini che vanno bene, quindi a posto. Poi ho finito questa sfiziosa insalata, presa all'Inn, sono 165 grammi, pronta da condire. Io di solito non prendo spesso l'insalata nei sacchetti, perché molto molto spesso, avendo mio zio qui l'orto, ce l'ha da lui l'insalata, quindi quella buona, che sappiamo da dove arriva, senza veleni e balle varie. Però quando capita che non ce l'ha, prendo appunto questa qui in sacchetti, che è buonissima. Questa qui è mista, cioè carote, insalata verde, insalata rossa. E l'insalata verde, mi sembra, se non sbaglio, c'è di due tipi, c'è il soncino che noi chiamiamo sarzette e la cicoria forse, indivia riccia, radicchio rosso, valeriana appunto sarebbe il soncino o sarzette, le carote, ok, buonissimo, c'è già dire, però appunto, semplice insalata. Poi ho finito una confezione di purè appunto pronto da fare, basta aggiungerci il latte, che quando sono di fretta adoro farlo perché viene buonissimo e tutto, ovviamente quando c'è un po' più di tempo mi piace farlo con le patate appunto senza comprare queste cose confezionate, però non sempre si ha tempo e quindi si fanno così. Poi ho finito questa confezione di fagiolini cannellini, io adoro farli nella pasta, a me piace tanto pasta e fagioli, e soprattutto quando faccio magari l'insalata di pasta o anche l'insalata di pollo, quindi su roba fredda mi piace mangiarli così i fagiolini, oppure fare proprio solo l'insalata di fagioli, quindi fagioli, un po' di olio, un po' di aceto, sale e se ho voglia anche un pochettino di cipolla, se no proprio solo fagioli e li adoro. Poi ho finito questa confezione di salmone all'olio d'oliva. Giovanni adora il pesce, quindi ogni tanto gli compro appunto un po' di pesce da fargli, soprattutto magari quando c'è il mesiversario, queste cose qui, mi piace cucinargli appunto il pesce, quindi questo. E come pesce ho anche finito questa confezione qui di anellini totani. Sono buonissimi, però io questa volta qui li avevo fatti in forno e non c'è niente da fare, sono molto più buoni in padella con ovviamente fritti, sono molto molto più buoni, in forno rimangono troppo mollicci, tipo pasta, tipo babbo, quindi al forno non mi piacciono, invece fritti li adoro. Poi ho finito appunto questa panna cotta, quindi queste ne ho finite due, perché quando io mi fisso con un certo tipo di dolce vado avanti a farlo per mesi, solo quel dolce lì, quindi l'ho già fatto due volte nell'arco di un mese e Giovanni mi fa basta panna cotta, grazie, passa un altro dolce, ciao bambini, vediamo cosa mi invento, cosa posso fare.
Poi ho finito due confezioni di parmigiano, questo qui è il grana padano grattugiato, che trovo sia all'Inns sia all'MD, che stra adoro, mi piace tantissimo, infatti prendo solo questa marca qui, perché come prezzo è validissima ed è molto buona. Poi ho finito questa confezione di marmellatine alla ciliegia Carrefour. Io le prendo solo al Carrefour le marmellate, perché prendo appunto queste qua che sono piccoline e quindi quando le apro finiscono appunto e non devono magari starli mesi, perché magari non è che la mangio tutti i giorni, col rischio che magari vada male. Quindi prendo queste qua piccoline, cioè sono monoporzione, apro, spalmo, finito, così non va a male niente. Poi ho finito questa confezione qui di olio, questa qui è la della Deluxe, olio extravergine d'olivo 100% italiano. Non mi ha fatto impazzire, devo dire che si sente troppo il gusto dell'oliva, cioè io preferisco quelli un pochettino più leggeri, invece questo qui è molto molto forte. Infatti per fortuna è finito, c'è ancora una goccettina, sì, c'è ancora una goccettina, vabbè, per fortuna è finito, erano 250 ml, io l'avevo trovato in un set regalo che c'erano appunto l'olio d'aceto e il porta olio d'aceto. Abbiamo quasi finito, poi ho finito questa confezione di zucchero di canna, noi usiamo solo zucchero di canna, fantastica e a poco prezzo, la trovo sia all'Inns che all'MD, però questa qui è del preciso, se non sbaglio, all'MD. Poi, ultima cosa, ho finito tre confezioni di riso allo zafferano che io adoro, anche questo per quando si è un po' di fretta. Queste bustine qui sono perfette da fare perché appunto sono veloci, sono buonissime, super gustose e le prendevo già quando ero a casa con mia mamma, quindi continuerò a prenderle. E niente, questo è tutto, queste sono più o meno le cose che ho finito, ovviamente ho finito acqua, queste cose qua, latte, le ho finite, però non li ho qui, su vari sughi, però appunto non li ho qui. Anche perché a seconda di quando arriva l'immondizia devo cercare di smaltire un pochettino. E niente, questo è tutto, io vi mando un super super bacione come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!